Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Thank you.
Dal breve saggio sulla Divina Volontà, leggiamo gli scritti dal volume 11 del 2 ottobre del 1913 e dal volume 12 dell'8 gennaio 1919. Avendo fatta la comunione, stavo dicendo a Gesù: Ti amo. E lui mi ha detto: Figlia mia, vuoi amarmi davvero? Di Gesù, ti amo con la tua volontà. E siccome la mia volontà riempie cielo e terra, il tuo amore mi circonderà ovunque e il tuo ti amo si ripercuoterà lassù nei cieli e fin nel profondo degli abissi. Così se vuoi dire ti adoro, ti benedico, ti lodo, ti ringrazio, lo dirai unita con la mia volontà e riempirai cieli e terra di adorazioni, di benedizioni, di lodi, di ringraziamenti nella mia volontà. Queste co sono cose semplici, facili e immense. La mia volontà è tutto, tanto che gli stessi miei attributi che sono un atto semplice della mia volontà. Sicché se la giustizia, la bontà, la sapienza, la fortezza fanno il loro corso, la mia volontà le precede, le accompagna, le mette in atto di operare. Insomma, non si spostano un punto dal mio volere. Perciò chi prende la mia volontà prende tutto, anzi può dire che la sua vita è finita. Finite le debolezze, le tentazioni, le passioni, le miserie, perché in chi fa il mio volere tutte le cose perdono i loro diritti, perché il mio volere tiene il primato su tutto e diritto a tutto. Diletta mia, entra in me, vieni a nuotare nel mare immenso del mio volere e del mio amore. Nasconditi nel volere e nell'amore increato del tuo creatore. Il mio volere ha il potere di rendere infinito tutto ciò che entra nella mia volontà e di innalzare e trasformare gli atti delle creature in atti eterni, perché ciò che entra nella mia volontà acquista l'eterno, l'infinito, l'immenso. Perdendo ciò che ha principio, ciò che ha finito, la piccolezza. Quale è il mio volere, tali rende gli atti loro. Perciò di, grida forte, ti amo nel mio volere, io sentirò la nota del mio amore eterno, sentirò l'amore nascosto nell'amore creato, nascosto nell'amore increato, e mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito e immenso. Quindi un amore degno di me, che mi supplisce e può supplirmi nell'amore di tutti. Ecco, Gesù oggi fa davvero una breve lectio magistralis, bello chiamarla così, sulla potenza della sua volontà e degli atti compiuti nella sua volontà. Noi abbiamo cominciato questa meditazione. Queste non sono catechesi, queste sono meditazioni, quindi sono momenti di preghiera forte, ecco, sulla divina volontà, appunto introdotto con delle formule, no? Di preparazione alla meditazione. Appunto la prima comincia con Gesù: Ti amo con la tua volontà. Poi viene Gesù a pregare in me, no? Eccetera, eccetera. Gesù qui spiega la differenza che c'è tra un Gesù ti amo e un Gesù ti amo con la tua volontà. Premesso che l'atto di amore, invito chi non la conoscesse a leggere le pagine meravigliose di Suor Consolata Petroni, che ha scritto delle parole stupende sull'atto di amore, bellissimo, e che anche lei trascorreva le sue felici giornate intenta nell'amare Gesù. Con atti di amore su atti di amore, in continuazione, che è un ottimo modo di trascorrere il tempo. Ecco, però quegli atti di amore sono una serie molto grande, ecco, perché chi giunge al dono della preghiera continua ne fa davvero tanti. Sono una serie di atti di amore umano finito, che evidentemente Gesù gradisce tantissimo, perché Gesù vuole essere amato dalle creature, no? Noi non immaginiamo quanto Gesù voglia il nostro amore, molto più
Sicuramente molto più di quanto noi vogliamo il suo, perché gli uomini sono ingrati e indifferenti dinanzi al suo immenso amore, no? Quindi sicuramente molto più di quanto lui vuole il nostro e di quanto noi vogliamo il suo, lui vuole il nostro. Però quello è un atto finito, quindi arriva Gesù come piccolo atto di una povera creatura, che ripeto, certamente Gesù gradisce, però è un piccolo atto di una povera creatura. Ma se noi diciamo Gesù ti amo con la tua volontà, cioè con una volontà che riempie il cielo e la terra, il nostro amore parte in volo, se possiamo usare questa immagine, e comincia a viaggiare per tutti gli abissi dei cieli e le profondità degli abissi, fino a raggiungere tutto. E si riversa in questo modo su Gesù. Quindi veramente un amore degno di lui perché è il suo stesso amore che si riversa su di lui, capite? Faccio una piccola confidenza. Io nella mia purtroppo ignoranza, quando conobbi la devozione al Sacro Cuore di Santa Margherita Maria Alacoque, vedevo che tra le preghiere che venivano fatte, uno per esempio era: ti offro il tuo stesso cuore in riparazione di tutte quante le tue indifferenze, le cose, no? Io vi confesso la mia ignoranza, insomma, no? Dico, non capivo il senso di questa preghiera. Dico, ma che serve offrire a Gesù il suo stesso cuore? Dico, che cos'è questa cosa? Non capivo. Non capivo anche perché ero molto ancora non ben formato e quindi per la verità neanche capivo bene la necessità della riparazione dei peccati commessi, no? Cioè quando si commette un peccato, un'ingratitudine nei confronti del cuore di Gesù, la prima cosa da fare è ripararlo. Noi non ci pensiamo. Perché i peccati non riparati rimangono come sorgenti di male, produttive, capite? È come una centrale elettrica in atto, in funzione, una centrale nucleare in atto, meglio ancora, quindi che produce radioattività perniciosa. Le centrali nucleari, per togliere ogni pericolo, bisogna chiuderle. Il peccato termina, diciamo così, la sua folle e nefasta produttività di male quando viene riparato con un atto uguale al contrario. Ecco anche il fondamento della penitenza cristiana, no? A che serve? Le austerità dei santi, perché i santi si flagellavano? Perché erano masochisti, come va dicendo qualcuno oggi? Perché non credevano che Gesù ha già pagato abbastanza conti con la sua flagellazione, quindi erano superbi perché volevano metterci un altro po' di conti oltre a quelli che aveva pagato Gesù. Io veramente ne ho letti di tutti i colori, no? Il motivo per cui lo facevano è una cosa molto semplice: è la riparazione dei peccati di lussuria, che è lo stesso motivo per cui è stato flagellato Gesù. Quindi uniti, certo, umanamente, perché non conoscevano il dono della divina volontà, però certamente in maniera meritoria. Alla divina a Gesù, e dicevano: bene Gesù, come il peccatore quando commette un peccato di lussuria, cosa fa? Prevarica, quindi si va a prendere un piacere bestiale fuori della tua legge e non necessario, tra l'altro, perché non si vive anche senza sesso, quindi non è una cosa indispensabile per vivere. Così io, in spirito di immolazione per riparare questo affronto, faccio la cosa contraria, cioè anziché andarmi a prendere un piacere illecito che gode nel corpo, mi infliggo una sofferenza, certamente proporzionata, non, a meno che non ci fosse la grande austerità dei santi, e te la offro con amore. Quindi non per amore mio mi concedo un piacere illecito alla faccia di quello che Dio pensa, ma per amore tuo mi sottopongo ad una piccola sofferenza volontaria, per distruggere il male operato da questo tipo di peccato. Capite? Vista sotto questo punto di vista, non ci sono scandali o cose di questo genere, no? Ovviamente il valore di questo atto trae origine, questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, dal fatto che io sono battezzato, che io sono un cristiano, quindi che le mie azioni sono compiute in grazia di Dio e quindi sono unite misticamente al corpo di Cristo che è la Chiesa, al capo, perché un mio atto penitenziale disgiunto dall'atto di Gesù, chiaramente il Signore non sa che farcene, capito? Perché è Lui, colui che è il mediatore, colui che è il redentore, colui che ha
riaperto i cieli, ridonandoci la grazia, è colui che ha già pagato e soddisfatto per tutti. Quindi le nostre penitenze si mettono, diciamo così, come un contributo non necessario, ma comunque voluto dalla divina giustizia da parte della creatura. Ecco. Quindi questo occorre tenerlo presente, no? Però qui c'è qualcosa di più grosso, di molto più grosso. Perché dire, unire un atto di questo genere, pensate anche chi ha la generosità e il coraggio di fare un gesto penitenziale significativo, pensiamo a un digiuno, no? Ecco, dico, viene divina volontà ad accogliere questo digiuno e ad offrire a te questo digiuno come se fosse il digiuno di Gesù dei 40 giorni del deserto, no? Quindi mi unisco a una piccola parte di questo digiuno. Che valore ha? Infinito. Quindi sorpassa e si ripercuote nei cieli e fino nel profondo degli abissi. Così Dio va benedetto, Dio va adorato, Dio va lodato, Dio va ringraziato. Lo sappiamo questo qui, no? E gli uomini questo non lo fanno, la Chiesa Santa, Madre Chiesa, ha una preghiera pubblica ufficiale, deputata a questo, quindi all'ufficio dell'adorazione, della benedizione, della lode e del ringraziamento a Dio, no? Che è la liturgia delle ore. Anche la Santa Messa, o almeno una parte essenziale di essa, che è il prefazio che precede la preghiera eucaristica, è un grande grazia a Dio. Oh, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo per che cosa? Per il dono di Gesù, per il quale noi dovremmo stare tutta quanta la vita in ginocchio a ringraziare Dio Padre, perché Gesù è Gesù, è il nostro tutto, d'accordo? È il nostro Redentore. Ecco, però se io aggiungo nella tua volontà, Gesù ti adoro nella tua volontà, ti benedico nella tua volontà, lodano la tua volontà, ti ringraziano la tua volontà, vieni divina volontà a lodare Gesù in me, vieni divina volontà a ringraziare Gesù in me, vieni divina volontà a benedire Gesù in me, vieni divina volontà ad adorare Gesù in me. E qui Gesù dice, riempirai cieli e terra di adorazioni, di benedizioni, di lodi e di ringraziamenti. Che ci vuole a fare questo? Niente, no? Gesù dice, queste sono cose semplici, facili e immense. Tenete poi presente che a quello che Gesù dice negli scritti, il merito di questi atti è fino a noi viene. Quindi quando io dico Gesù ti amo con la tua volontà, di fatto io metto il mio ti amo nei cuori di tutti gli uomini di tutti i tempi e di ogni luogo. Ma sappiamo che nei cuori ci sono alcuni cuori che lo odiano Gesù, non lo amano, che lo disprezzano, che lo combattono. D'accordo? E quindi qual è l'effetto di questo atto? Primo che ridonda a merito mio quell'atto di amore messo, diciamo così, nel cuore di un peccatore, come se l'avessi fatto io. Lui non lo fa, ma l'ho fatto io in lui. E quindi il merito è mio. Secondo, quell'atto di amore messo nel cuore del peccatore, esercita un influsso spirituale in quell'anima, forse un richiamo della coscienza con cui il Signore lo scuote, forse un risveglio della nostalgia di Dio, forse un senso di repulsione nei confronti di qualche peccato che sta facendo, noi questo non possiamo saperlo. Però possiamo sapere che ogni atto compiuto nella divina volontà ci innalza in volo e ci rende, come poi Gesù spiega, adesso poi lo vedremo, davvero non più umani ma divini. Ecco, Gesù spiega come la volontà divina, e questo ricordiamolo anche noi, che la volontà è la cosa più importante che fa parte del nostro patrimonio, anche umano, perché noi siamo quello che vogliamo, facciamo quello che vogliamo. È così, d'accordo? Anche quando non c'è una volontà, come dire, ponderata e quindi indirizzata. Dopo aver ben ponderato, pensato e deciso, non fa niente. Anche nell'atto di volontà più scriteriato c'è comunque una passione, d'accordo? Un desiderio, qualcosa che lo muove, che noi stiamo assecondando, d'accordo? Con la nostra volontà. Però
Perché contro la nostra volontà, fuori dalla nostra volontà, almeno di ciò che attiene le nostre scelte, la nostra vita personale, non succede assolutamente nulla, eh? Niente. E anche dinanzi alle circostanze della vita, prospere o avverse, bisogna vedere come noi reagiamo, perché anche lì entra in causa la nostra volontà. Io non posso cambiare una circostanza della vita, piacevole o sgradevole che sia oggettiva. A volte non si possono cambiare, no? Se c'è un lutto non posso far tornare sulla terra mia madre o mio padre, no? Così come, non so, se ho preso la laurea, io posso evitare di ostentare questo titolo, di dirlo, ma quella laurea ce l'ho, quindi questo è un beneficio oggettivo che mi è arrivato, però appunto posso cambiare le reazioni, quindi prendo la laurea, mi umilio, non la ostento, non ne parlo, non la espongo. E me la tengo per me, a meno che chiaramente non abbia esigenze collegate al lavoro, no? Perché dentro lo studio da un avvocato ci deve stare l'attestato di laurea, dentro lo studio di un dentista pure, insomma, no? Dentro lo studio medico pure, insomma, per essere tranquilli che si stia dalla persona giusta. E stessa cosa, un evento avverso, come reagisco alla morte di papà e di mamma? Sto in unione assoluta con il Fiat Supremo, ringrazio Dio per quello che c'è stato. Affido quest'anima serenamente alla Divina Misericordia, faccio subito un atto di distacco senza recriminare, oppure piango, mi dispero, coso, bestemmio e tutte le cose che si possono fare. Quindi la volontà è il principio dell'agire di Dio in tutto ed è, come dire, l'anima, potremmo dire, in base a Gesù questa espressione, di ogni suo attributo, tutti, nessuno escluso, perché ne è il principio dell'operazione di ciascuno di essi. E così la nostra volontà è il principio di tutto. Ora, quando la nostra volontà prende quella divina, capite che cosa succede? Ecco perché qui stiamo dinanzi, io non mi stancherò mai di ripeterlo, a qualche cosa di straordinariamente grande. Gesù usa delle espressioni che io spero che chi ascolta condivida con me, non vuole essere, come dire, un entusiasmo. Di quello che capite che si accende il fuoco e poi domani si è spento, no? Assolutamente. Però sinceramente l'entusiasmo che provocano queste cose, il santo, il divino entusiasmo, un po' come dire il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore della Divina Maria, è immenso, no? Cioè, perché se tu ti senti dire chi prende la mia volontà prende tutto, anzi, si può dire che la sua vita è finita. Attenzione. Non è la sua vita fine muore, cioè la sua vita di prima, la vita dell'uomo vecchio, direbbe San Paolo, è finita, ecco, non c'è più. Ancora, finite le debolezze, non ci sono più. E capite, prendere queste cose, ricevere queste cose, ascoltare queste cose, e non ascoltarle come utopie, d'accordo? Se sono finite le debolezze, beate a te. No, no, sono finite, finite, non è beata a te, non ci sono più. Finite le tentazioni, capite? Cioè, nella divina volontà non dobbiamo sfidare mai il demonio, d'accordo? Mai, perché sarebbe una mancanza di umiltà e la divina volontà non ci fa mancare l'umiltà. Ma, in linea di principio, il demonio che fa? Gesù fa niente a chi viene nella divina volontà, non è possibile neanche tentarlo. Non perché non sia possibile l'operazione, perché quella tentazione, scusate, gli rimbalza proprio, perché a me non mi passa neanche per l'anticamera remota del cervello di fare il minimo peccato volontario se vivo nella divina volontà, capite? Quindi che ci viene a fare? Il demonio, l'altro ieri è stata la festa di Sant'Ignazio di Loyola, non va a perdere tempo e a farsi umiliare da chi sa benissimo che non c'ha nessuna chance di farlo cadere. Non ci va, perché è superbo, perché non vuole essere vinto, d'accordo? Aver perso tempo con una tentazione che è andata a male da una povera creatura come il sommo disprezzo che lui ha verso gli uomini, quale noi siamo, no? Quindi la vita vecchia è finita, finite le debolezze, finite le tentazioni, finite le passioni. Le passioni. T'arrabbi ancora? Niente divina volontà. Le passioni sono finite, non nel senso che non ci sono più, d'accordo? Perché non saremmo più un essere umano,
ma nel senso che stanno in perfetto dominio, come stavano nei nostri progenitori, della nostra ragione, della parte superiore della nostra anima. Le miserie, tutte quante le proprie piccinerie, d'accordo? Senza ricorrere al peccato o alle passioni, no? Lo stare sempre a vedere quello che gli altri fanno, se mi trattano bene, se mi trattano male, se mi vogliono bene, se mi vogliono male, mi offendo, mi coso. Queste cose sono tutte quante umane, d'accordo? Appunto, perché sono umane, nel regno del divino volere non ci sono più. Ecco, capite? E qui il gioco è sempre, la situazione è sempre molto molto stringente. Ci sono ancora, forse ti sei affacciato, ma non stai vivendo nella divina volontà. Capite? Non ci stai. E tutte le cose perdono i loro diritti perché il mio volere tiene il primato su tutto, diritto su tutto. Si vive nella e per la divina volontà e basta. Che la si vede dappertutto e in tutte le cose, la si fa dappertutto in tutte le cose, si rimane uniti a lei, quindi facendo tutte le cose con lei in ogni minima circostanza, fosse anche il movimento involontario di due dita, ecco che magari quando uno parla, ecco, si muovono, si toccano il viso, insomma, cose di questo genere. Poi c'è la seconda parte. Ah, Gesù dà una bellissima spiegazione. Parte l'immagine meravigliosa del nuotare nel mare immenso del mio volere, virgola, del mio amore, o del nascondersi nel volere e nell'amore increato del creatore, no? Sono due immagini molto belle che fanno comprendere cos'è questa vita, capite? Cioè, nuotare nel mare immenso, immaginiamo come uno stesse dentro, a metà strada dell'Oceano Atlantico, cioè tra non so, la Spagna, il Portogallo e gli Stati Uniti, va con una nave, si ferma a metà strada, boom, lo buttano a mare. Sarebbe certamente un'esperienza un pochino forte, no? Perché lì, cioè, in mezzo all'oceano, cioè, quanto mare c'è, quanta acqua c'è, capite? Un essere umano non potrebbe resistere a una cosa di questo genere, sicuramente se lo buttano a mare e non lo raccolgono in mezzo all'oceano morirà. Senza dubbio, d'accordo? Perché non ce la farà a resistere a lungo in quella situazione, no? Ecco, questa immagine, proviamo a immaginare un fatto, ma non è niente in confronto a quello che è il divino volere. Quindi quando uno si getta, si abbandona, si fonde con la divina volontà, gesto sempre fondamentale, entra in questo mare infinito, in questo mare immenso. E lì si affoga, diciamo così, capite? Cioè scompare. Stessa immagine è nasconditi nel volere, capite? L'immagine sempre di San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, no? È quello che commentava San Giovanni Crisostomo, no? Grande estimatore di San Paolo, che diceva il cuore di Gesù era il cuore di Paolo. Tanto era fuso e medesimato, e tra l'altro fuso e medesimato, al modo con cui ci si fonde e ci si medesima nella ascetica classica, no? Quindi si tende ad avere questa unione estrema, diciamo così, no? Quindi morale, ma non tale veramente da rendere di due una cosa sola, come avviene attraverso gli atti espressi, diciamo così, di fusione, di unione alla divina volontà. E qui puoi spiegare che cosa fa il mio volere? Il mio volere ha il potere di rendere tutto, tutto infinito e quindi trasforma tutti quanti i nostri atti, vedete, ciò che entra nella mia volontà acquista l'eterno, l'infinito e l'immenso. Ogni atto compiuto nel divino volere, ricordiamolo sempre, è eterno, infinito e immenso. Cosa vuol dire eterno? Capite che viaggio che si fa? Non soltanto si proietta verso l'infinito futuro,
ma retrocede verso l'infinito passato, capite? Perché l'eternità è il non avere inizio, oltre che non avere fine. L'infinito, cioè, capite? Cioè il merito, la potenza di quell'atto qui non è limitata a ciò che io posso fare, essere creato, umano e finito, ma ha una potenza d'azione infinita. E poi immenso, sapete che per l'immensità Dio è presente in cielo e in terra in ogni luogo, quindi mentre con l'infinito e con l'eterno si travalicano gli spazi temporali dell'atto, con l'immensità si travalicano gli orizzonti spaziali, diventa un atto transpaziale, quindi che raggiunge tutto quanto l'universo. Cioè, qui ragazzi bisognerebbe ogni tanto fare un po' di ripasso su che cos'è l'universo, D'accordo? Vedere qualche bel documentario, fa niente se poi gli scientifici si un sacco di frottole, un sacco di balle, cominciano a parlare del Big Bang, del Big Bong, eccetera, eccetera, non fa niente. Però alcuni dati oggettivi, tipo che la distanza che ci sono tra le galassie l'una dall'altra, cioè sono dati oggettivi, cioè che tu dici Gesù ti amo con la tua volontà, o che dici vieni Gesù nel mio muovere questo dito, d'accordo? E tu c'è questo atto che in quanto immenso si fa il giro dell'universo, cioè ragazzi, è qualcosa di veramente grande. E soprattutto, vedete, Gesù vuole il ti amo, mi sentirò amato dalla creatura con amore eterno, infinito, immenso, quindi un amore degno di me, che mi supplisce per supplire nell'amore di tutti. Pensate alla Madonna che nella vita non ha fatto altro che questo, ed ecco perché è l'innamorata con la I maiuscola di Gesù, ed ecco perché nessuno se non lei conosce quale grado infinito e ardentissimo e profondissimo di unione e di amore con Gesù possa aver vissuto. Facciamo sempre il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. O mia Divina Maria, tu sei stata la più grande nuotatrice nel mare immenso del Divin Volere e hai vissuto una vita completamente nascosta in esso. Pensare a te che nemmeno per un istante sei stata fuori del Divin Volere, che nemmeno per un istante hai dato vita ad un solo atto proprio della tua volontà, è una consolazione immensa, una fonte di gaudio immenso, di speranza immensa, ed anche di gioia immensa. Concedimi, o Divina Maria, di sperdermi e di entrare in questo mondo proprio come l'immagine di un uomo che sta nel mare, quindi circondato, quindi senza la possibilità di uscirne fuori. Purtroppo in me questa possibilità c'è, perché la volontà è sempre fluttuante, instabile, per cui aiutami a moltiplicare gli atti, i giri, e tutto perché nulla più in me resti di umano
ma tutto divina, nella consapevolezza che la nostra vita finisce. Quando si entra nella divina volontà, finiscono le debolezze, finiscono le tentazioni, finiscono le passioni, le miserie. E tutto ciò che non è gaudio è perfetta, anticipata beatitudine anche in questo mondo. Io direi, come proposito del giorno, di fare uno sforzo di custodire queste tre paroline, no? Eterno, immenso e infinito. Quindi, ricontemplandolo bene in ciò che è per Dio, questo essere eterno, immenso e infinito, e ci si può aiutare anche con i catechismi, insomma, specialmente il catechismo di San Pio X spiega benissimo questi tre attributi, e poi ricordare che ogni atto compiuto nel divino volere li acquista. E questi attributi diventano nostri, dando vita a uno spettacolo veramente degno del cielo. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti adoro, ti lodo, ti amo, ti benedico e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Gesù, ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio con la tua volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunica in piena nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunica in piena nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunica in piena nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, si risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio nel mondo della carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, le vesti, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.